Buonasera a tutti, è un piacere per me ovviamente trovarmi questa sera qui con voi. Mi viene anche facile fare un intervento, soprattutto dopo le ottime relazioni che mi hanno preceduto. È difficile però stare in un tempo contenuto, proprio perché le provocazioni e gli spunti di riflessione dalle due relazioni precedenti, secondo me, sono tante, mi permetterebbero di fare un ragionamento molto articolato, ma ovviamente non vi voglio far preoccupare, quindi insomma cercherò di mantenere il mio intervento in tempi ragionevolissimi. Il ragionamento che fa Pio Acito è da parte mia completamente condivisibile, perché sarebbe stato per me preoccupante trovarmi di fronte a delle certezze sul come eventualmente prevenire e risolvere in maniera definitiva il problema delle alluvioni o più in generale il problema dei disastri naturali. È una costante. Era un problema qui nell'arco ionico il controllo delle alluvioni 2500 anni fa per i greci, almeno abbiamo di queste testimonianze anche dal punto di vista archeologico, probabilmente, chissà, forse anche in età preistorica potrebbero aver avuto lo stesso problema e sicuramente insomma continueranno ad averlo quelli che verranno dopo di noi. Quindi insomma è una via senza speranza? Ma io credo di no, nel senso che probabilmente si tratta di capire in che maniera l'uomo vive sul territorio, in che maniera si rapporta con la natura, si rapporta con degli eventi che sono una costante del nostro pianeta, cioè il nostro pianeta che è in continua, lenta, a volte più impetuosa trasformazione, ci pone continuamente di fronte a queste cose. Possono essere i terremoti, magari più in provincia di Potenza, il vulcano, dove abbiamo i vulcani, in quest'area sicuramente di pianura abbiamo il problema delle alluvioni. Io ovviamente non faccio parte di quella schiera, lo dicevamo oggi simpaticamente a pranzo con il professore, non faccio parte di quella schiera di persone che sostiene che noi in Italia, nella stragrande maggioranza del territorio nazionale, dovremmo abbandonare il territorio a se stesso, rinaturalizzarlo escludendo l'uomo e quindi abdicare, lasciar perdere, non dobbiamo più esercitare certi tipi di attività sul territorio. Soprattutto ovviamente quella agricola. Io non sono d'accordo assolutamente con questa tesi e ovviamente riguardo, perché insomma chi vive in ambiente rurale, quelli che fanno agricoltura, che la fanno oggi, che la facevano 100 anni fa o 50 anni fa, hanno una sola grande colpa, cioè quella di non avere consapevolezza, e quelle foto che faceva vedere Pio Acito sono emblematiche e significative di quanto purtroppo, lo dobbiamo dire, noi agricoltori tante volte non abbiamo rispetto per la terra e per noi stessi. Se invece noi agricoltori diventassimo consapevoli di tutto questo, probabilmente noi potremmo continuare ad esercitare il nostro lavoro, perché io non sono convinto di questa equazione economica per cui se il pomodoro va a 5 centesimi non lo dobbiamo produrre di più in Italia. Io sono convinto di un'altra cosa, che evidentemente se il pomodoro o il latte che parte dalla stalla ormai a 37 centesimi e poi arriva al supermercato a 1,20 euro, si tratta di capire come una parte di quel guadagno resta all'allevatore, nel caso del pomodoro, di come parte di quel guadagno del barattolo di pomodoro resta all'agricoltore. Quindi la mia impostazione ovviamente è un'impostazione diversa. Non ritengo che si debba fare della Basilicata o di parte della Puglia una riserva nazionale, un unico parco nazionale, ma invece si tratta di trovare una giusta coniugazione fra attività umane e rispetto per il territorio e per l'ambiente. Io insomma mi occupo, fra le altre cose, conduco un'azienda agricola, vitivinicola, nella zona del Vulture, mi occupo anche di produzione di formaggi, perché insieme con la mia famiglia abbiamo un caseificio, eccetera. Abbiamo un'attività turistica a 1000 metri d'altezza
È un'attività, le nostre attività, noi abbiamo fatto una scommessa, perché quando ci siamo trovati di fronte al dilemma negli anni 80 su che cosa fare, andare via, andarsi a raccomandare a quello piuttosto che a quell'altro politico, noi abbiamo deciso la cosa più difficile. Abbiamo deciso di rischiare, di rimanere sul territorio, di vivere con quello che il territorio ci offriva, senza violentarlo, rispettandolo. Quindi secondo, di casi come il nostro, se guardiamo bene in giro per i nostri paesi, di persone che rispettano la salute del consumatore, la propria salute, il territorio, eccetera, ce ne sono tante. Allora dobbiamo trovare il modo di come noi riusciamo a coniugare, a tenere insieme queste cose. Guardate, non è vero che, professore, è vero che l'Unione Europea probabilmente con il proprio intervento alcune distorsioni le ha create, però l'agricoltore, quando nel dopoguerra l'agricoltore europeo nel dopoguerra aveva una situazione di fame, il cittadino europeo, è stato chiesto all'agricoltura di produrre beni alimentari. Dopodiché, quando negli anni 70 abbiamo raggiunto l'autosufficienza, certo, sarebbe comodo dire: caro agricoltore, non ho più bisogno di te, io lo piglio in Canada, ho la carne in Argentina, ti do un calcio nel sedere e arrivederci, non ci conviene più mantenerti. Allora, secondo me, voglio dire, un popolo che ha la responsabilità dei propri cittadini, del proprio territorio, eccetera, deve cercare di contemplare, di tenere insieme tutte queste istanze. Ovviamente ci sono tante cose che nelle nostre regioni non funzionano. Si tratta, probabilmente, lo diceva il professore prima, più che di contare i morti o i danni a valle, si tratta di capire come invece noi a monte riusciamo ad organizzarci. Se oltre che sistemare meglio gli argini, o come mi diceva poc'anzi il signore fuori di qua, probabilmente tanti dettagli tecnici probabilmente avrebbero potuto evitare una serie di danni, se oltre ad intervenire su questo si intervenisse anche su un sistema di prevenzione, perché io ho sentito fra ieri e anche questa mattina tante persone che mi dicevano: ma a me per fortuna mi ha avvisato l'amico, così io sono potuto salire su, eccetera eccetera. È grave questa cosa. Noi non abbiamo avuto nei sindaci le persone che invece avrebbero dovuto allertare e quindi dire: cari concittadini, sgombrate quell'area perché è un'area a rischio, eccetera eccetera. Quindi su questo noi evidentemente abbiamo ancora tantissimo da recuperare. E poi, parlando di turismo, parlando di quest'area, Pio, le tue foto sono emblematiche e significative quando parliamo di Marinagri, sono davvero significative. Però su questo tu hai avuto un coraggio straordinario a denunciarle, perché purtroppo tante volte è qui che sbagliamo invece, quando andiamo dietro alle mode, lì sbagliamo. Perché dico che hai avuto coraggio? Perché tantissime persone invece, anche persone illuminate, anche persone diciamo di orientamento politico più progressista, in questi anni rispetto alle persone come te e in parte come me, ma io non conoscendo bene i dettagli della questione non ho potuto perorare questo tipo di causa, consideravano insomma persone che piantavano solo grani, i soliti pessimisti, eccetera eccetera. Marinagri produce posti di lavoro, produce innovazione, sviluppo, modernità, eccetera eccetera eccetera. Beh, io ovviamente rispetto a quel tipo di sviluppo io pongo una serie di riserve. Io pongo una serie di riserve rispetto a quel tipo di sviluppo che purtroppo in questi anni noi lucani, voi pugliesi, noi del sud abbiamo subito. Prima noi lucani, noi del sud, voi pugliesi diventiamo artefici del nostro sviluppo e quindi persone responsabili, serie, prima sarà tanto meglio sarà per tutti quanti noi. Se continuiamo così, avranno la meglio quelle persone che, utilizzando fondi pubblici da un lato e di dubbia derivazione dall'altra, avranno gioco facile a fare quegli scempi che è Marinagri, che credo ce ne siano tutto sommato.
soldi pubblici, per la maggior parte soldi pubblici, per la maggior parte soldi pubblici. Quindi è questo quello che noi dovremmo denunciare, però torno a dire, l'appello che io faccio a tutti voi, a tutti noi, è quello di essere maggiormente responsabili, maggiormente artefici del nostro futuro. Grazie.